Buonasera, benvenuti al Malaganà, siamo ancora qui, siamo con una leggenda del calcio tufinese e non solo, finalmente abbiamo l'onore per la prima volta al Trofeo Jack di avere qui Nicolino Bifunco, che già si è fatto vedere con una tripletta spettacolare, nonostante la sconfitta, ma che prova di Nicola? Una bellissima partita, peccato per il risultato, ce la siamo vista tutte, però purtroppo il primo tempo l'abbiamo regalata agli avversari, ci rifaremo sicuramente, personalmente... Ottima prestazione, non me l'aspettavo dopo 10 anni di inattività. Infatti dopo 10 anni di inattività ancora il giocatore di un tempo, questa squadra si deve ancora un po' ruotare, non ha fatto ancora punti, manca il portiere, come al solito non è una squadra che viene sempre 5 puntate sul campo, però potrebbe ambire ad altre posizioni perché c'è giocatori come Peppe Esposito, un po' anzianotti, però che dai piedi buoni. La prossima cercheremo di togliere quella casella a zero, ci proveremo, eh? Nell'over 30 possiamo avere la possibilità di nell'over 30 ogni tanto, non posso promettere tutto, però ce la farò per i fratelli di Norfi. Allora, la ringraziamo e l'onore sempre per la più Trofeo Jack, speriamo di averla più spesso. Buonasera, benvenuti al Maracanã Trofeo Jack, è appena finita Milan Olympic Marsiglia, c'è stata la vittoria del Milan per 7-5, abbiamo qui il capitano, abbiamo Iovino, non c'è il migliore in campo Olicchio che non ci ha voluto raggiungere in postazione. Comunque grande prestazione di questo Milan che adesso sembra aver trovato la quadratura. Finalmente siamo venuti un po' al completo e abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela e questa vittoria è dedicata a Luis Napolitano del Tottenham. Luis Napolitano che era l'ex giocatore del Milan che ha deciso di abbandonarlo, come mai? Possiamo in sintesi dire in estate c'è stato questo abbandono di Luis e ha fatto la squadra sul Tottenham. È stato un tradimento improvviso e non sapevamo niente, è una cosa a sorpresa. Lo aspettiamo in campionato? Certamente. Alla quinta. La parola è intanto anche a Livino. Il mio bomber. Il bomber. Ciao. Auricchio, non rilascia il bomber appunto. No, non sono il bomber. Non sei il bomber della squadra. No, sono due gol. Sono due gol oggi. La prima volta che viene, però la prima volta che viene. Ma una maglietta te la potevi mettere. Io volevo venire a fare la battuta, non volevo venire a dire. Intanto c'è Iovino scelto da tuo fratello Massimiliano, una buona scelta questa di Iovino, una scelta che comunque ha pagato alla lunga. Abbiamo vinto sicuramente perché non c'era Massimiliano Simonelli questa sera, c'era lui. Intanto lo salutiamo che sarà visitante. No, un problema all'adduttore, fortunatamente. All'adduttore lo salutiamo, speriamo un prezzo ritorno qui al Cecca. Dicevamo, l'esperienza di questo Milan si fa sentire quest'anno con 2-3 giocatori più esperti. Di età, siamo più grandi, 35-36. E quindi buoni però. Coscio, 35-36. Antonio Ricchi, non è 50. È intanto migliore in campo, l'età ha il suo valore. È Troiano è il più vecchio. Troiano è il forse più vecchio del Jack. Sì. Quanti anni? Complimenti a super 40. Complimenti a voi per il torneo, bellissimo. Ringraziamo, concediamo il Milan, ci vediamo dopo per la seconda partita di giornata che è il CSKA Mosca contro il Porto di Delia a punteggio vinto. Thank you.
Buonasera, benvenuti al Maracanã. Ancora una volta, ormai è finita anche l'ultima partita, CSK Mosca Porto, prima vittoria di questo CSK Mosca, prima volta Angelo Pavaccio migliore in campo, grande portierone questa sera, ha salvato i suoi da un risultato che forse poteva essere sfavorevole, alla fine l'avete vinto per una rete. Come raccontaci un po' la partita e la tua prestazione soprattutto? Vabbè, abbiamo giocato bene tutti, ci abbiamo messo l'anima in questa partita perché volevamo vincere dopo due sconfitte e quindi abbiamo giocato bene tutti, magari io ci ho messo un po' di più per non far prendere altri gol alla squadra e per portare la vittoria in casa. È un caso che la prima volta che siete venuti in 7, non più in 5 contati, siete riusciti finalmente a vincere una partita perché avevate più fiato, perché i piedi ci sono, forse vi è mancato il fiato delle altre partite. Penso proprio di sì, il cambio fa bene, ci aiuta a giocare molto meglio in campo perché comunque abbiamo i cambi in panchina, ottimi cambi. Un messaggio al capitano Alfieri, viene sempre in 7 almeno. Capitano Alfieri, sempre in 7 in campo, se no non si va da nessuna parte. Va bene, ringraziamo Papaccio, in bocca al lupo per il proseguo di questo torneo. Grazie. Arrivederci, ci vediamo domani pomeriggio, domani sera, dalle 21, per la terza giornata del trofeo Jack.